Buonasera a tutti, amici dello scavo alle Colombare di Negrar. Continuano le nostre dirette, le nostre colombare in diretta per parlare appunto dello scavo e incontrare anche i membri dello staff. Questa sera saremo collegati con Luigi Magnini, archeologo dell'Università di Padova, per parlare di un tema interessante, cioè quello dell'archeologia spaziale. Adesso ci colleghiamo con Luigi. Eccolo qui che si sta collegando con noi. Dovrebbe collegarsi a breve, ecco. Ciao Luigi. Ciao a tutti, Mi tutto senti? Tutto sì, a posto? tutto bene, tu mi senti? Benissimo, benissimo. Allora, tu ti sei collegato dal profilo del progetto Stempa, quindi te lo devo chiedere che cos'è il progetto? Ce ne parli brevissimamente prima di entrare in argomento. Sì, è un progetto che abbiamo attivato assieme al professor De Guglio nel 2017. È un progetto che ha anche a che vedere proprio con il tema della giornata odierna, ovvero con l'archeologia spaziale, perché è un progetto che ha visto e continua a vedere lo studio, diciamo, di un territorio specifico, che è l'Altopiano dei Sette Comuni, attraverso uno studio multidisciplinare e su diverse scale, su diversi approcci proprio del territorio, appunto, dell'Altopiano di Asiago, dal punto di vista archeologico, in maniera diacronica. E su tre livelli di scala, livello di scala piccolo, medio e ampio, quindi proprio cercando proprio di interagire con lo spazio archeologico nel vero senso della parola. Quindi questo qui in breve è quello di cui si tratta il progetto Stempa, che ha visto appunto anche la collaborazione e il coinvolgimento di numerosi studenti dell'Università di Padova. Allora, entriamo subito in argomento. Che cos'è l'archeologia spaziale? Possiamo chiarire il tema, perché oggi ci ascolteranno immagino tutti archeologi, ma può essere interessante chiarire il termine anche per chi, insomma, guarderà la diretta nei giorni successivi. Assolutamente, è un tema molto interessante proprio perché secondo me c'è da sfatare un po' un piccolo mito che c'è intorno all'archeologia spaziale, perché ci sono due concezioni, quella diciamo che stiamo interpretando noi, che è diciamo il punto di vista anglosassone, quello scientifico, visto di recente, diciamo sfogliando le pagine italiane, facendo una piccola ricerca su Google delle pagine italiane, se si cerca archeologia spaziale si trova diciamo una pagina che parla di una sorta di fantarcheologia legata allo studio di altri pianeti, dello spazio, insomma, dei resti delle esplorazioni spaziali. Questo diciamo non è l'aspetto di cui ci occupiamo. Però appunto è un approccio diciamo più dal punto di vista anglosassone in cui si focalizza l'attenzione sullo spazio che circonda le comunità antiche, le comunità appunto di persone antiche, e quindi uno studio dello spazio in cui vivevano queste persone su diversi livelli di scala, come noi oggi abbiamo appunto il nostro spazio domestico, il nostro spazio lavorativo, il nostro spazio cittadino e anche extraurbano nel momento in cui andiamo a fare le vacanze o andiamo a recarci a trovare qualcun altro locato in qualche altra città. Allo stesso modo, in antico, avevano gli stessi spazi, quindi spazi domestici, spazi all'interno del villaggio, quindi cittadini, urbani, insomma, in base alla dimensione, diciamo, del villaggio, e poi anche spazi extraurbani, quindi la realtà del villaggio, come si rapportava col territorio circostante, con l'ambiente circostante, con il paesaggio. Molto spesso, diciamo, l'archeologia spaziale prende avvio, diciamo, alla fine degli anni 70. Un grosso impulso è stato dato da David Clark, un innovatore della New Archaeology, appunto, che ha messo anche in relazione gli spazi, il territorio, diciamo, dei siti archeologici anche con l'aspetto economico. Questo è molto importante, ma sappiamo appunto oggi che non è solamente legato a un aspetto economico, ma anche a un aspetto cognitivo della percezione del territorio circostante da parte appunto delle persone che abitavano e che vivevano in questi villaggi antichi. Quindi anche con le colombare, diciamo, cerchiamo di studiare e inserire in un contesto più ampio un sito importante come quello delle colombare, che doveva avere appunto in un territorio fondamentale, soprattutto diciamo tra neolitico e deneolitico, all'interno appunto di un territorio così eccezionale come l'Alessinia.
con quali strumenti si studia l'archeologia spaziale? Cioè, che cosa usi tu? Ma dipende, diciamo, dalla scala su cui voglio concentrarmi. Generalmente è molto importante per quanto riguarda la macroscala, quindi le scale regionali o le scale comunque locali a livello territoriale. Attualmente si usano strumenti piuttosto raffinati che partono dal GIS, insomma, come base, come contenitore base e base per i trattamenti, e inseriamo tutta una serie di dati sia territoriali che appunto dati anche bibliografici, quindi la localizzazione dei diversi siti, ma poi appunto i modelli digitali del terreno, fotografie aeree, ma anche appunto carte di uso del suolo. Per la Lessinia, per esempio, è molto interessante vedere le distribuzioni dei giacimenti di selce proprio in relazione all'importanza che questa zona aveva per tutta appunto l'età dell'Eneolitico e il Neolitico, insomma, quindi in un contesto di più ampio respiro anche in questo senso, ecco, perché appunto è stato messo in relazione, diciamo, in diverse zone di tutto il nord Italia la Selce Lessinia, quindi doveva essere un bacino di utenza per numerose popolazioni proprio. E quindi Negrar si inserisce all'interno proprio di questo scambio, diciamo, di questo materiale importantissimo, e doveva essere un fulcro fondamentale, insomma, per queste attività, diciamo, di interconnessione tra siti. Quindi, diciamo, è importante l'archeologia spaziale anche per capire le risorse del territorio e come venivano sfruttate le risorse del territorio in antico e che cosa resta, diciamo, oggi Assolutamente, una delle sfide più importanti dell'archeologia spaziale è anche capire eventualmente quali risorse erano sfruttate in antico, perché ovviamente noi magari adesso siamo a conoscenza di numerose materie prime, fonti di approvvigionamento di materie prime che non necessariamente erano conosciute in antico. Quindi è fondamentale, e in questo, diciamo, ci vengono in aiuto anche analisi più raffinate effettuate sui manufatti, come le analisi archeometriche, che ci permettono appunto di capire le zone di provenienza dei materiali, delle materie prime legate ai manufatti, per poi andare a integrare un'archeologia spaziale. Quindi, diciamo, mi piace vederla come una sorta di collaborazione molto interdisciplinare che parte dal macro per arrivare al micro, o contrario, partire dal micro per poi estendersi in studi, diciamo, su territori più vasti. Quindi mi piace sempre far vedere sempre questa interconnessione molto viva tra tutte le branche dell'archeologia, anche quelle che possono sembrare molto distanti tra loro, e quando invece lo scopo, diciamo, l'obiettivo è la ricostruzione appunto del modo di vivere antichi, e quindi appunto attraverso la cultura materiale e appunto lo studio del territorio. Quindi è abbastanza interessante vedere anche questi aspetti. Che sono interconnessi comunque, ovviamente, anche gli studi, Assolutamente. anche lo scavo stratigrafico non ha senso, ovviamente, anche senza studio dell'archeologia spaziale, però comunque viene integrato fortemente dagli studi dell'archeologia spaziale. Lo scavo stratigrafico è fondamentale per studiare come, diciamo, fonte di dati per l'archeologia spaziale, anche in un ambito dell'ambiente domestico, dell'ambiente intrasito, insomma, anche perché senza uno scavo stratigrafico lo studio delle distribuzioni degli spazi all'interno del sito spesso risulta abbastanza carente o lacunoso, solamente basandosi su tecniche di remote sensing o di ricognizione di superficie. Quindi ovviamente uno scavo stratigrafico ben condotto ci permette effettivamente di implementare in maniera importante i dati poi che possiamo aggiungere poi per un'analisi spaziale corposa e verosimile. Allo stesso Senti, ma modo. tu non hai detto quali sono gli strumenti che proprio utilizzi. Hai parlato brevemente del GIS, ma non hai spiegato bene che cos'è. Magari appunto altri archeologi all'ascolto magari lo sanno, invece gli altri no. Quindi proviamo a spiegare anche in modo facile che cos'è un GIS. E beh, un GIS è sostanzialmente GIS sta per Sistema Geografico Informativo, è una metodologia che ci permette, generalmente sotto forma di software, ma non solo, diciamo, di contenere all'interno database sia appunto geografici, quindi con dati che abbiano tutti una
georeferenziazione, quindi delle coordinate spaziali assolute, univoche, quindi tutti i dati sono localizzabili perfettamente all'interno del territorio e appunto oltre a dati ricavati dal database, anche cartografia, immagini satellitari, modelli digitali del terreno, tutto quello che va a rappresentare un territorio più o meno vasto e che mi permette di effettuare poi analisi. All'interno del GIS abbiamo appunto anche algoritmi e procedure, diciamo, per il trattamento di questi dati e l'estrazione da questi dati grezzi, tra virgolette, di informazioni particolarmente significative da un punto di vista archeologico. Secondo me, al di là di tutte queste metodologie, la cosa più importante per una buona riuscita di un'analisi di archeologia spaziale, ma in generale, secondo me, è avere ben chiare le domande archeologiche a cui si vuole dare una risposta. Una volta che si ha chiara la domanda archeologica, poi dopo queste metodologie vengono, diciamo, un pochino di conseguenza. Bisogna ricordare che sono appunto solo tra virgolette, metodologie finalizzate, diciamo, a una ricostruzione storica più approfondita, ecco, a una comprensione maggiore, insomma, del passato. L'ultima domanda, cosa ti aspetti dagli scavi a Colombare, quindi dalle ricerche di archeologia spaziale a Colombare? Allora, devo ammettere che mi aspetto anche dei dati estremamente interessanti. Non voglio sembrare troppo ambizioso, ma mi aspetto molto da queste ricerche su Colombare, perché appunto, come accennavo prima, è al centro di un territorio importantissimo per la preistoria italiana. E appunto la ripresa degli scavi da parte dell'Università di Milano è una bellissima occasione per riprendere in mano un territorio ricchissimo di rinvenimenti, non solo a Colombare, ma stavo guardando poco fa, diciamo, anche sul GIS proprio che sto utilizzando per condurre queste indagini. Appunto abbiamo Sant'Anna d'Alfaedo, ricchissima di rinvenimenti, e tante altre zone, insomma, Marano, di Valpolicella, e tante altre dove appunto i rinvenimenti sono ricchissimi, ci sono siti molto vicini e molto anche simili dal punto di vista dell'impatto sul territorio di Colombare, e quindi mi aspetto di riuscire a mettere in relazione, diciamo, tutti questi siti, diciamo, principali, quindi riuscire a creare anche una sorta di ranking dei siti presenti sul territorio per poi, diciamo, sviluppare una sorta di carta dove poter avere un ranking di questi siti principali e poi metterli in relazione anche con i territori, non solo quelli della Lessinia, ma anche del nord Italia, diciamo, nord-est, ecco, diciamo, del Triveneto, quindi in un contesto di più ampio respiro, ecco, questo è l'idea principale che mi sono fatto per estendere gli studi di Colombare anche su un'area più ampia, senza dimenticare appunto la parte stratigrafica, la parte più strettamente di scavo, che fornirà dati, secondo me, sempre più interessanti e sempre più implementabili all'interno dei nostri modelli, proprio per creare appunto anche eventualmente qualche modello predittivo in questo senso, quindi partendo dai dati di Colombare poter creare, diciamo, dei modelli che ci permettano magari anche di individuare altre zone a possibile sfruttamento del territorio con siti così importanti. Grazie Luigi, è stata una chiacchierata interessantissima. Grazie. Insomma, speriamo di poter tornare presto in Valpolicella a fare le nostre ricerche. Allora ti saluto. Grazie per l'invito e grazie a tutti quelli che hanno seguito in diretta e che ci ascolteranno in seguito. Buona serata a tutti e a presto. A presto, ciao Luigi. Allora, io vi do appuntamento alla prossima puntata delle Colombare in diretta, la prossima sarà lunedì 13 con il professor Tecchiati. Vi auguro una buona serata.